org. Su Radio Stella va ora in onda quattro chiacchiere con... Quattro chiacchiere con, ed è qui la nostra con. Ciao Agnese, buongiorno e buona domenica, benvenuta in Radio Stella Web. Ciao, buongiorno a tutti voi e buona domenica ovviamente. Come stai carissima, come stai? Bene dai, diciamo senza infamia e nell'ode. Bene, siamo al secondo appuntamento insieme, siamo già grandi amici, vero no? Non mi smentire, se no fa brutta figura. No, assolutamente, ormai è parecchio tempo, sia che vi ascolto, sia che veramente siamo amici, non solo sui mezzi informatici, ma anche comunque nella vita. E poi, insomma, vedo che la radio procede bene, grandi DJ, grande qualità musicale, insomma... State facendo un ottimo lavoro, quindi sono venuta a fare due chiacchiere con voi anche per complimentarvi nel vostro operato. Ti ringrazio, sei carinissima come al solito, sei carinissima. Allora, siamo qui anche per un avvenimento importante, carissima Agnese, un altro bellissimo parto, diciamo così, dai, la voglio mettere così, un altro bellissimo parto della tua mente, è così? Sì, proprio nella mia mente, perché altri tipi di parti non ce ne sono, insomma. Piano, sì. Diamo tempo al tempo, piano. Insomma, diamo tempo all'uomo di decidere. Allora, niente, volevo appunto dirvi che è uscito Metamorfosi, il mio nuovo libro di poesia, ma non è esclusivamente un libro di poesia, è diviso in sezioni, la prima è appunto di poesia, poi abbiamo gli haiku, che ovviamente per riprendere l'Oriente, e poi abbiamo gli aforismi e gli ossimori o simori a seconda che di cui si vuole dire, insomma, perché comunque ognuno dà l'accento che vuole. Poi Metamorfosi nasce comunque in quest'anno, cioè in realtà a fine 2014 è stata fatta la presentazione con il circuito delle biblioteche di Roma a fine anno presso la biblioteca borghesiana. Poi sono iniziate comunque altre tipologie di eventi e diciamo la vendita sta procedendo. Ovviamente i punti vendita stanno aumentando, fortunatamente. Io ricordo che Metamorfosi io ho deciso di pubblicarlo per un motivo ben diverso, ossia dare parte del ricavato dello stesso ad una onlus che si chiama Anima Liberi, a tutela degli animali in difficoltà. Allora, cioè io ho scelto loro perché conosco il loro operato, loro operano sul territorio di Roma e provincia, in realtà però si spostano anche poi in tutta Italia e collaborano sia con strutture private che con strutture pubbliche di canini. Il loro operato è fondamentale. Io, come tu ben sai, ho tre cani e il mio terzo cane, Calypso, l'ho preso proprio grazie a loro. Era rinchiuso in un canile lager, io ormai ce l'ho da quasi 2 anni, Calypso, ed è una femmina, ed è stata 13 anni dentro un canile in una gabbia minuscola, al buio con le sbarre dove entrava acqua di tutto, insieme a un altro cane. Cioè, immagina che lei comunque è di taglia grossa, poi vabbè, magari l'hai vista anche nelle fotografie, sì. Con un altro cane di taglia grossa in un buco, al buio, e non è in questa specie di gabbietta piena di feci, e insomma dove il cibo scarseggiava e tutto quanto. Immagina un cane che non ha mai avuto un padrone prima di me, insomma, e aveva comunque le gambe di dietro piene di reumi e non sapeva bene, diciamo, camminare, non sapeva stare a guinzaglio, niente. Quindi c'è stato tutto un lavoro di
riabilitazione sia motoria e sia proprio comportamentale. E io devo dire, grazie proprio ad Anima Liberi Onlus, sono riuscita a non solo a prendere questo cane, a dargli tra virgolette nuova vita e una casa oltre che una famiglia, ma anche a toglierlo da quelle strutture che in realtà non fanno il loro dovere, ma si prendono solo le sovvenzioni e trattano gli animali veramente non come bestie, ma peggio, in un modo disumano. Questo tuo gesto, quindi, insomma, rispecchia quello che già sapevamo e già conoscevamo di te, la tua umanità, la tua bella anima, il tuo bell'essere. Grazie. No, quindi io ci tenevo a dirlo e mi sono dilungata su questo proprio per dire che io conosco Anima Liberi Onlus e quindi so che i soldi che sto donando con la vendita di questo libro serviranno veramente per delle buone cause, per salvare altri cani e per darli ad adozione. Loro continuamente nella loro bacheca su Facebook mettono annunci, appelli, si adoperano veramente ad aiutare. Poi io non dimenticherò mai quando ho preso proprio Calypso, che ovviamente questo canine Lager non era proprio, ma era fuori Roma, era molto lontano da Roma, mi si ruppe la macchina là. Io avevo preso il cane e mi si ruppe la macchina. Chiamai le volontarie dicendo che non sapevo come tornare a casa in realtà con il cane. Non mi hanno detto nulla, sono corse immediatamente a prendermi con il cane e mi hanno riportato a casa. Tutto questo gratuitamente e proprio perché loro sentono di farlo, quindi a maggior ragione mi sento proprio di donare a loro e non ad altri. Comunque io li saluto, io saluto la Caterina e Laura, che sono comunque le anime vere e proprie di Anima Liberi Onlus, insomma, e stanno comunque ascoltando. Io le ringrazio sempre per tutto quanto. Poi ogni volta che comunque magari ho un problema con Calypso, con tutti e tre i miei cani, loro sono sempre disponibili a darmi consigli, a mandarmi dai migliori veterinari e giù di lì, insomma, sono sempre presenti comunque qualora sia necessario. Quindi questa è un'ottima cosa, è un ottimo rapporto che comunque si è instaurato con loro negli anni. Tornando al libro, comunque parlando degli animali, adesso insomma anch'io ho un cagnolino, è un topino più che un cagnolino, insomma è uno Yorkshire, come l'hai visto dalle foto, sì, che ho da 5 anni. Prima non ho avuto dei cani, insomma, un po' più, diciamo, distanti dalla mia vita, erano dei cani, diciamo, che facevano da guardia e quant'altro. Questo qui, tenendolo in casa, sto topino, io lo chiamo topino perché è piccolino, è un topino per me, ha cambiato tutta la situazione familiare, ha cambiato tutta la situazione. Io quindi adesso ancora di più sono per queste iniziative, insomma, che prendono per aiutare gli animali, che non mi sembra giusto tenerli rinchiusi. Come si può fare qualcosa, carissimi amici? Bisogna farle. Esatto, infatti io ricordo tipo lo slogan "non comprare ma adotta", che è poi lo slogan animalista che stanno utilizzando molto. Ed è così, molte persone magari non lo sanno, però ci sono parecchie agevolazioni adesso statali per chi comunque adotta un cane in canile. A parte che non dovete pagare nulla, ormai non si paga più nulla, anche all'anagrafe canina il chip che ti mettono è gratuito se tu prendi il cane al canile, e in più sia gli esercenti di negozi di animali sia i veterinari fanno convenzioni e sconti proprio per chi adotta. Quindi diciamo che sono per chi proprio volesse un cane, insomma, sappia che quindi ci sono anche tutte queste cose in più nel cittadino. Esatto, una ragione in più per poter accudire, insomma, e rendere felice un cane, ma anche se stessi, anche se stessi, perché danno tanto. Soprattutto se stessi, cioè sembra magari egoistico dirlo, però non è così. Io credo che un cane arricchisca soprattutto se stessi, completa in un certo senso quello che siamo noi come natura umana. Perché è così. E
quindi niente, Metamorfosi, questo nuovo libro nasce appunto per aiutare, come fondamento a quello di aiutare. Infatti, infatti praticamente oltre a dare gran parte del ricavato della vendita al libro, ho deciso di optare non con la classica casa editrice convenzionale per una questione proprio di royalties vere e proprie, perché comunque sia le case editrici pure devono campare tra virgolette, quindi certo. Agli autori ovviamente se si sobbarcano le spese, io non parlo degli editori che speculano sopra, io parlo degli editori seri che comunque fanno questo lavoro seriamente. È ovvio che loro sobbarcandosi rischi e spese e distribuzione hanno dei costi relativi, e all'autore che magari non contribuisce in niente economicamente è normale che come royalties danno poca cosa, o comunque c'è un'oscillazione di royalties che può arrivare in Italia al massimo al 15%, ma parliamo di grandi case editrici, quindi c'è in maglia su un prezzo di copertina, se riesce ad arrivare al 15% è già tanto. Certo. Quindi ovviamente se io avessi dovuto pubblicare con una casa editrice con questo tipo di royalties, poi vabbè c'è quella, la casa editrice con cui ho pubblicato Triade, l'editorial Seller, che comunque Triade sta ancora andando bene, ne parlammo all'epoca e adesso ancora sta continuando a vendere in Europa, in America Latina e in Giappone, però parliamo comunque di un libro multilingua, quindi comunque sta vivendo di vita propria, stanno continuando sta continuando una pubblicità e comunque ha una casa editrice seria dietro, che mi sta sponsorizzando a livello globale, quindi parliamo un discorso comunque. Sì, perdonami, anche il Mille Royalties, anche questo libro qui hai tradotto, no? Questo qui è soltanto in Italia? No, questo qui è solamente in Italia, perché proprio lo scopo era quello di aiutare, e quindi come ti dicevo, proprio per ovviare a questa questione del royalties ho utilizzato non una casa editrice vera e propria, ma praticamente un self on demand con un'edizione cooperata, cioè nel senso io mi sono sobbarcata gran parte delle spese, però praticamente i ricavati del prezzo di copertina del libro a mio favore sono più alti, in modo tale che io possa donare di più all'associazione Anima Liberi Onlus, quindi ho optato proprio per questa opzione. Quindi questo che cosa ha creato? Questo ha creato più difficoltà per la distribuzione, ovviamente, perché non parliamo di un grande marchio editoriale dietro, che di una ramificazione su me stessa, come esatto. Può avere una casa editrice più grande. Esatto, questi sono più che altro problemi, quindi comunque più o meno che mi è capitato spesso di andare a bussare toc toc porta a porta alle varie librerie, o comunque anche agli esercenti di commerciali, per chiedere se volevano mettere in conto vendita il libro, e molti devo dire che hanno accettato e stanno aiutando questa causa, per questa causa. Però ecco, ovviamente io rinnovo l'invito anche a voi, che per voi, per chi volesse comunque acquistare il libro, può cercarlo online, nelle varie storie online, o comunque può contattare me sui social. Rinnova l'indirizzo delle tue pagine, così. Allora, Agnese Monaco Official è la mia pagina ufficiale su Facebook, oppure mi può contattare per messaggio privato su Agnese Monaco, sempre su Facebook. Su Twitter Agnese 1979 scritto al numero, cercando comunque Agnese Monaco, oppure mi trovate su LinkedIn, oppure per email agnese.m@hotmail.it. M scritto E di Empoli, Milano, Milano Empoli, o comunque anche tramite voi, no? Cioè tramite te, certo. Pascal magari, certo. O comunque anche nei punti vendita che finora hanno aderito, come la Palestra Natural di Cervinara in provincia d'Avellino, l'edicola Peter Pan di Parma, il Mangiaparole a Roma, eccetera eccetera.
serra, insomma, comunque i punti vendita stanno crescendo e io rinnovo un po' a tutti, anche per chi volesse contribuire come punto vendita, insomma, di contattarmi o contattare voi, insomma, anche perché è proprio per una missione, tra virgolette, che io ritengo sociale in questa maniera. Io adesso vi parlerei, se c'è tempo, insomma, vi parlerei proprio di Metamorfosi, così come libro. Esatto, volevo addentrarmi nelle pagine del libro, dai, magari ci leggi di qualcosina come l'altra volta, che c'è tempo, dai, lo sai. Sì, prima di recitarvi qualcosa volevo proprio mettere i punti sulle basi fondanti del libro, no? Perché Metamorfosi e tutto quanto, se posto. Vado? Certo, dopo ti faccio un bel regalo, zitto, non lo dire. Ok, va bene. ti regalo un brano, inerente, insomma, a questa iniziativa. Ok, perfetto. Allora, Metamorfosi, no? Dal titolo già lo capiamo, comunque è il mio rifacimento ad Ovidio. Le Metamorfosi di Ovidio c'erano dei miti, più di 250 miti rielaborati, e come origine c'era la base, il concetto delle cinque forze motrici nel mondo antico, che erano l'amore, l'ira, l'invidia e la sete di conoscenza e la paura. Allora, io ho ripreso queste cinque forze motrici e le ho riadattate nel mio Metamorfosi. Come le ho riadattate? Le ho riadattate rielaborandole ai giorni nostri e utilizzando invece del mito diverse forme letterarie, quindi proprio per quello, come ti dicevo, era il libro a sezioni, quindi poesie, haiku, aforismi, ossimori, paradossi. E all'interno di ogni tipologia letteraria, che cosa ho messo? Ho messo le modalità diverse di narrazione, no? Nome in un duplice livello racconto sia l'origine dell'ego sia le sue evoluzioni vere e proprie e le mutazioni nell'amore che può diventare allo stesso tempo paura, invidia, ira, quindi c'è la mutazione, la generazione del sentimento stesso in tutte le proprie sfaccettature, quindi l'amore da agapico a quello erotico, tra virgolette, inteso in termine greco eros, non il termine moderno, sì. Diciamola così, quindi comunque sempre in senso aulico, come oppure parto dall'amore per Dio ad arrivare sino all'amore per l'uomo e ai vari rapporti sociali come l'amicizia e giù di lì. Poi parlo comunque delle situazioni interiori dell'individuo di crescita individuale e quindi io ho messo in Metamorfosi tutto il divenire, tutto un pantarei di emozioni, di sentimenti, di situazioni, quindi insomma io voglio veramente vedere il lettore che rimane addentrato nella lettura e cerca di capire piano piano questa evoluzione come spazio e come ampia dal livello individuale al livello universale nell'erga omnes. Quindi insomma, cioè, è un po', tra virgolette, una sfida con il lettore per vedere il suo indice di gradimento in questo senso e quanto si rispecchia in quello che scrivo, perché io ricordo, come ti ho sempre detto, che quello che scrivo io non prendo in giro il lettore, io non amo dire bugie o comunque non amo scrivere di cose superficiali, i miei concetti sono sempre molto profondi, posso partire magari dal particolare per arrivare all'universale, posso partire da un concetto banale per poi sciorinare nel proprio interno una verità, tra virgolette, aulica, cioè comunque il mio è sempre uno scopo pedagogico, nulla è lasciato al caso, nessun punto, nessuna virgola. Molte poesie sono di stile ermetico, altre sono in rima baciata, quando comunque sia voglio dare quella musicalità tale
tra virgolette allegra del mezzo, oppure altre volte sono in modalità a stanza, ossia praticamente col verso libero, altre volte in lingua alternata. Io gioco molto sia col verso che con la parola in realtà, e anche su un, sui paradossi in genere, quindi insomma così. E poi volevo dire che comunque Metamorfosi sia un libro composto da 84 pagine. Io ho scelto ovviamente il prezzo, ho messo un prezzo molto basso in rapporto, costa 12 euro, e comunque di questi 12 euro mi ricordo che parte del ricavato sarà venuto ad Anima Liberi Onlus. E che cosa ho fatto in questo libro? In questo libro ho escluso il più possibile le pagine bianche, perché io non amo vendere fumo, tra virgolette. Cioè, molti libri che magari sono 50 pagine, 30 sono bianche o comunque spazi, e 20 sono poesie. Ecco, io non sono così, io ho preferito accorpare più scritti possibili in una mole di pagine non eccessivamente esagerata. Ti sei comportata anche da ambientalista allora? Sì, in questo caso. Esattamente, perché cioè, quello che deve arrivare al lettore è poi il concetto scritto, non la pagina bianca in realtà. Poi questa è un'idea che può essere condivisibile o meno, però insomma io voglio che il mio libro debba essere letto, non guardato così, insomma. E poi quello che ci tenevo a dire prima di ricevere la tua sorpresa è la dedica. La dedica è recita così: a mio padre, il mio unico eroe, e a tutti coloro che nonostante tutto hanno ancora la forza di sorridere. E io credo che questo sia l'importante nella vita, riuscire ad andare avanti affrontando il dolore e appunto le vicissitudini della vita senza arrendersi mai, mantenendo quel sorriso di consapevolezza di noi stessi, insomma, ecco, questo è quanto in realtà. Benissimo, benissimo. Allora, hai reso perfettamente l'idea, quindi anche hai detto anche il prezzo, che non era insomma... però è un prezzo accessibilissimo per tutto quello che offri in questo libro e per tutte le cose che ti sei prefissa di fare, di tutta la beneficenza e quant'altro. Quindi ricordiamo che il ricavato per te è quello che resta, insomma, dalla tua grandissima anima. La maggior parte va appunto per queste opere che hai citato prima. Allora io stai... la sorpresa, perché sennò continua. Sì, allora io adesso ti vado a dedicare un brano del mio amico Carlo Smith, che ha per titolo Il tuo compagno. Puoi già immaginare a cosa si riferisce, quindi. Ah, bene, il mio compagno mi sta ascoltando, tra virgolette, e mi sta intanto facendo i complimenti. Stiamo parlando di un cane. Ah, ok, ah no. Ok, va bene. Beh, dai, no, allora non è un'offesa paragonare una persona ad un animale che si ama. Io così la reputo la cosa, quindi anche il tuo compagno sicuramente sarà di questo avviso. Quindi la dedichiamo a lui, la dedico a te in primis. Eccola, okay, il tuo compagno, poi dopo ci salutiamo. Bene. Tra me e te. Su Radio Stella ancora quattro chiacchiere con. Allora Agnese, che dici? Ti è piaciuta la sorpresa? Molto, molto, molto. Spero che il mio fidanzato non se la sia presa, anzi. Assolutamente no. Bellissima la canzone, il pensiero è stato bellissimo innanzitutto. Quindi no, non credo se la sia presa. Bella canzone, no. Grazie veramente di cuore, e grazie soprattutto alle anime che. Sì, ma non te la cavi mica così adesso, No, ecco. Non te la cavi mica così. Tutte le persone che stanno impegnando nella tutela degli animali, e che comunque, cioè,
sono, hanno un animo nobile e sensibile, insomma, li ringrazio. Quindi non me la cavo così, quindi che... No. Io adesso non dico che pretendo, perché la pretesa non può essere quella, ma gradirei, tu già sai cosa. Sì, allora io a questo punto rimanerei nel tema e leggerei come primo estratto la poesia Canile, per rimanere proprio in tema animalista. Bene. Vado. Canile. Gabbie soffuse da nebbie, animi sommersi da inesorabili pene, battiti ricolmi di solitudine, voci tremanti cantano in spazi che mancano, cagne sterilizzate dalle zampe sottili a causa di abbandoni da vili, code mozzate, sguardi languidi tra i cani, sommersi da feci, attendono ritorni vani. Libertà negata alla cagna abbandonata, inflitta la sua pena, cerca una chimera. Illude il canto, senza peli il manto, sola, col cuore infranto, abbandona la vita per colui che l'ha tradita. Ecco, questo è comunque un messaggio di... sì, canili... Sì, vai. Solo con questa fotografia che hai fatto meriti un abbraccio per quello che stai facendo. Grazie. Quindi... mi hai fatto commuovere soltanto per questa poesia, merita di essere acquistato questo libro, ragazzi, mi raccomando, aiutiamo chi ha più bisogno in questo caso, insomma, anche gli animali, anche loro hanno un'anima, perché te la sanno porgere quando stanno con voi, quindi anche gli animali hanno un'anima. La vedi soprattutto dai loro occhi, dai loro atteggiamenti, hanno degli atteggiamenti così puri, anche quando sconinzolano e loro manifestano la loro gioia con questa semplicità e purezza che noi in qualche modo abbiamo perso, è proprio la purezza del sentimento e della sincerità degli stessi sentimenti, non aver paura di dimostrarsi agli altri è una cosa che abbiamo perso, insomma. Poi io ci terrei a dire che in metamorfosi non solo la mia intro prefazione, ma ci sono anche le prefazioni di grandi nomi di vari ambiti, e l'apertura è con il grande Norman Zoia, che ovviamente conosciamo tutti come artista, paroliere italiano, performer, poeta e musicista e pittore. Noi sappiamo bene che è un grande nel panorama italiano, è stato anche il paroliere di Pino Scotto. E poi continuano le presentazioni con Michele Laporta, che è un giornalista, il figlio di Gabriele Laporta, che anche il professor Gabriele Laporta ha parlato bene del mio libro. Io, cioè, ovviamente lo ringrazio, sono onoratissima di questa cosa, ovviamente. Poi c'è una nota di Alessandro D'Agostini, che anche lui è un poeta e autore radiotelevisivo di alcuni programmi culturali. Poi abbiamo comunque una poesia dedicata a me e al mio libro da professor Silano Lavorini, che è il fondatore e presidente del premio letterario Conuccio Salutati, che è un premio internazionale che si svolge in Toscana e ha premiato grandi nomi, tra cui anche me, tra virgolette, forse l'unico un po' meno grande nome. Però, giustamente, vabbè. Meritatamente, devo dire. Dai. Grazie. Poi Stefano Piccirillo, che conosciamo bene come speaker radiofonico, autore e giornalista. Lui ha scritto non solo musiche, ma anche, ovviamente, lui scrive per alcune riviste e ha scritto anche ultimamente dei libri sempre sulla musica, insomma, pure lui un grande nome nello spettacolo che conosciamo bene. E poi abbiamo anche Marlene Pigal, che è attrice e autrice drag queen, del panorama drag queen, anch'essa è molto popolare nel panorama notturno romano, e oltre ad essere comunque una grande amica, una grande persona, diciamo adesso come adesso lei è la numero uno almeno nel
panorama notturno romano come per quanto riguarda il suo ambito applicativo. Oltre ad essere comunque una grande attrice, io l'ho vista parecchie volte al teatro, mi ha invitato ed è molto, molto brava e professionale veramente. Quindi insomma, ora chiuso un po', non sono ovviamente amici, ma grandi nomi che hanno fatto queste prefazioni per me, perché sono d'accordo con il mio operato, non solo di donare, ma anche con quello che scrivo, quello che dico, quello che penso, insomma. Quindi questa è la molteplicità nel mio verso, tra virgolette, che arriva a toccare un po' tutti gli aspetti, tutti gli ambiti, e arriva ad unire anche quelle persone che magari possono essere scisse o distinte per uno o per l'altra cosa. Quindi io spero di aver reso più o meno l'idea di tutto. Assolutamente questo. Sì, assolutamente sì. Quindi invito gli amici che ci stanno ascoltando a prenotare la loro copia di Metamorfosi. Per tutto, insomma, anche soltanto per la poesia già è stato uno spunto per poter acquistare quest'opera. Quindi io magari te ne leggerei un'altra che apre proprio il libro, che comunque non c'entra niente con i cani questa volta. Io apro il libro con questa poesia che si chiama I miei occhi. I miei occhi sono l'anello di congiunzione tra paradiso e inferi. Visioni mistiche attanagliano i volti di coloro che cercano di scrutarmi nel profondo. Ma io sono peccato e castità, libertà e solitudine, gemme amare che solcano il viso. Io sono vita nuova e morte allo stesso istante. Ecco, come puoi notare, comunque quest'altra poesia è tutt'altro genere, certo. Come sia come versi, come impatto, sia come concetto, tutto quanto. Appunto, io batto molto sulla molteplicità di stile, di generi, di versi. Io gioco appunto con la parola, col significato e col significante. E questo qui, insomma, questa poesia ha riscosso molto, cioè l'ho messa in apertura proprio perché dà, diciamo, quella spezzata, quella pugnalata iniziale al lettore per invogliarlo a continuare a seguire, insomma, il susseguirsi delle pagine del libro, dove ognuna veramente è diversa l'una dall'altra. L'input per non smettere, sì, di leggere. L'input, esatto. Per iniziare a dire: oddio, che sta scrivendo questa? Vediamo un attimino come continua. E poi io magari vorrei aggiungere, visto che parliamo sempre comunque di poesia, vorrei aggiungere qualche altro stile, magari leggendovi un aforisma, uno o due aforismi, insomma, che comunque sono piccolini. Sintetizzare i comportamenti umani è la follia del sano. Ripeto, sintetizzare i comportamenti umani è la follia del sano. Cioè, quindi comunque parliamo di un aforisma abbastanza complesso. Oppure: trovare l'anima gemella è come fare bingo senza aver giocato. Anche questo è un altro tipo sempre di aforisma, e comunque lascia diciamo quel sapore un po' amarognolo in bocca. E poi sì, ovviamente non li spiego, perché ovviamente deve rimanere questo, ognuno l'interpreta, hai ragione. No, deve rimanere appunto questo male in bocca nella serie. Ma che voleva dire, a cosa stava pensando in quel momento? Io stavo cercando uno, perché ne avevo fatto anche qualcuno sugli animali. E io stavo cercando, ovviamente, sai, quando cerchi qualcosa non lo trovi mai, no? Di solito è sempre all'ultimo posto. Infatti, allora, lo sguardo di un cane è il faro dell'innocenza. È vero, cioè, sì. Lo sguardo del cane è il faro dell'innocenza, cioè comunque i suoi occhi sono veramente innocenti. Poi c'è un altro. Allora, il canile è il luogo dove innocenti animali percepiscono la crudeltà dei loro ex padroni. Questo è tosta. Che è vero, esatto. Anzi, ovviamente, perché non un cane, nessuna pietà in realtà.
Poi non lo so, io continuerei magari leggendomi uno o due haiku, sempre per comunque parlare di sollevante. Allora, io ci tengo a precisare una cosa. Allora, perché erroneamente pensa che gli haiku sono haiku solamente quelli che hanno come soggetto la stagione. La stagione può essere intesa non solo espressamente come stagione, anche ma come stato d'animo, o no? Esattamente, anche infatti, la stagione nell'età, nella vita, o comunque qualche micro riferimento che può essere che indica più o meno un luogo. Questo perché? Perché praticamente mi dissero in un salotto letterario di leggere insomma alcuni miei haiku, e praticamente prima ovviamente di presentarmi alla cosa gli avevo mandato questi haiku che avevo intenzione di leggere, e questi mi hanno detto: ah, ma questi non sono haiku perché non è espresso chiaramente la stagione. Ho fatto: no, vabbè, ho fatto, vabbè, allora facciamo così, questi non sono haiku, io non vengo. Ok, facciamo così, perché veramente, allora, per esempio, erano limitati nelle loro, sì, le loro, sì, perché letture, insomma, limitate. No, no, ma il problema è questo, proprio che, vabbè, io sono un'appassionata nel sollevante, in tutti, tra cultura, letteratura, calligrafia antica, haiku e quant'altro, quindi comunque ho studiato parecchio in merito, e scrivere in italiano quello che fanno loro in giapponese è veramente complicato. È veramente terribile, cioè è un bel giochetto, no? In sillabico, però comunque sia, quando fare con i kanji hai molta più disponibilità sillabica e di significato e di significante rispetto a quella che abbiamo noi in italiano, quindi diventa molto più complicato, e quindi molti scrivono nelle purtroppo devo dire delle aberrazioni in termini, mantenendo appunto queste ipotetiche con il fatto che, siccome devi mettere la stagione là, devi mettere l'autunno e poi vai sotto col secondo verso e non è così. E quindi allora ho fatto questa parentesi per dire che comunque deve indicare anche uno stato d'animo, non necessariamente una stagione nel vero senso della parola. Quindi perché insomma non era a conoscenza di questo, rimaneva legato a questa idea, insomma io ho sparato tutti i miti. Questo è qua. Allora inizierei con molte fragole. Sono nella foresta, perdo la strada. Allora, come sappiamo, magari, ecco, può risultare molto difficile la comprensione. Gli haiku sono formati da 5, 7, 5 sillabe, dove il primo verso indica una situazione, il secondo verso allarga la situazione, amplia il concetto della situazione, e il terzo verso deve essere totalmente staccato dal secondo verso e riferirsi esclusivamente al primo verso e stravolgere totalmente il senso del secondo verso. Detto così sembra difficile, a farlo è ancora più difficile in realtà, praticamente, perché i giapponesi rendono molto più complesso le cose, quindi quando io scrivo molte fragole indico comunque un riferimento stagionale delle fragole, non, esatto, di serra, ok? Quindi, comunque, per chi dice delle stagioni, insomma, ce l'ho messa. Poi, molte fragole sono nella foresta, quindi io parlo nel concetto delle fragole, e dove sono? Sono nella foresta, quindi io amplio comunque la situazione iniziale, quindi io sto indicando che ci sono delle fragole in questa foresta, quindi immaginiamo una bella foresta rigogliosa dove ci sta anche cibo. E poi cosa faccio? Nel terzo verso scrivo: perdo la strada, quindi io mi riferisco traslativamente alla foresta, però rimolto e rimbalzo totalmente il verso, ma riprendendo il primo verso, quindi io mi perdo praticamente nella foresta, perché il mio stato d'animo mi porta a perdermi per osservare le fragole
perché in quel momento il rosso delle fragole indicano per me la completezza, l'amore e di lì, insomma, quel tipo di sensazione là. Cioè, quindi è questa più o meno la spiegazione di questo haiku che volevo dare, e mi rendo conto che comunque è abbastanza complessa. Oppure c'è un altro, che è così: tu camminavi sola e desolata con mani forti. Allora, qui l'indice stagionale non c'è. Infatti, stavo notando quello, tutto sta. Non c'è, mannaggia, quindi non è un haiku. No, allora è un haiku. Perché? Perché? Perché a parte. Perché rispecchia, rispecchia le indicazioni che hai dato prima, insomma. Esatto, comunque sì. Tu camminavi, ovviamente è il camminare, il indica anche il movimento, quindi non sono, ovviamente non sono solo le pratiche stagionali, ma anche il movimento della persona, anche dell'oggetto e di qualsiasi cosa indica comunque una situazione iniziale, è un soggetto tu, il soggetto tu che sta compiendo un'azione. Allora, tu camminavi sola e desolata, quindi tu sei sola con nel tuo tra virgolette mondo che non c'è, e il terzo verso dice con mani forti, cioè nel senso tu anche se sei sola stai camminando, stai andando avanti, e queste mani forti che io ho inserito come terzo verso di ribaltamento, quindi comunque tu non perdi la forza di volontà, la forza d'animo di andare avanti anche se sei da sola, perché in realtà la vera forza è dentro di te, e quindi anche se sei sola e desolata e tu pensi di esserlo, comunque sia sai che riesci ad andare avanti senza l'aiuto tra virgolette di nessuno. Perché il problema che io vedo di fondo, cioè che magari faccio anch'io, è quello di dire di pensare, di credere in alcuni momenti quando ci capitano veramente tra virgolette le brutture della vita, cioè situazioni molto spiacevoli dove pensiamo di non riuscire a uscirne fuori da sole, di magari tentare di aggrapparsi agli altri o comunque piangere sulla condizione del dire ah bene, io non ho nessuno che mi aiuta. Allora la vera importanza e la vera forza è proprio dentro di noi, cioè non c'è in realtà noi non abbiamo la necessità di aggrapparci a qualcuno in modo egoistico per essere aiutati, noi abbiamo dentro di noi la forza di reagire ed è dentro di noi che dobbiamo vedere e trovare la forza per andare avanti. Ovviamente questo che cosa fa? La maggiore forza in se stessi provoca che migliora notevolmente anche il rapporto con gli altri. Ovviamente se noi non stiamo bene con noi stessi non possiamo pensare di avere ottimi rapporti con l'altro tra virgolette, e quindi neanche nessun tipo di relazione, quindi diventa tipo un vortice e un serpente che si morde la coda se non si capisce questo discorso basilare. Poi io vabbè sono tanto brava a parlare, poi mi perdo anch'io voglio dire. no però, diciamo che sei stata molto molto esaustiva insomma nelle tue idee. Ci hai fatto rendere conto di situazioni che tanti ignorano. E io a questo proposito vorrei chiudere con un altro haiku che fa così: solitudine nel gelido inverno sconvolge tutto. Proprio per concludere il concetto che stavo enunciando, infatti, la solitudine nel gelido inverno, perché comunque non ti senti protetto in quell'abbraccio, in quel caldo abbraccio, quindi ho giocato sul senso di freddo, sì. Nel senso di freddo nel gelido inverno, e qui c'è praticamente l'intervento stagionale. Già la solitudine è già fredda. Esatto, sconvolge tutto. Il terzo verso dice sconvolge tutto, quindi c'è, ed è proprio così, perché è proprio nel momento della solitudine che tu ti rendi conto quali siano le cose importanti, come riesci a reagire quando arrivi al punto limite, quando arrivi ad essere da solo con te stesso, a dover dialogare con te stesso e a trovare delle risoluzioni con te stesso,
e vedi veramente che ti cambia tutto il tuo mondo, tutto il tuo castelletto praticamente che ti hai ricostruito, allora è proprio in quel momento che hai il rapporto con te stesso più intimo di tutti che ti fa risalire tra virgolette la vetta, qualsiasi essa sia, insomma, cioè è questo poi il senso puro. Perfetto, alla fine c'è anche una lezione. No, io non ho detto, Pasquale, io le lezioni non è che ne voglio. No, abbiamo percepito una lezione di stile orientale, insomma. Di... Sì, sì, sì. Io quello che voglio è esprimere me stessa, essere comunque capita e condivisa. Io spero di dare quel margine di pensiero. Cioè, molto spesso noi siamo... rimaniamo sterili magari davanti a alla televisione o qualsiasi altro mezzo, rimaniamo così, ti scivola, non riesci a recepire. Il pensiero invece ha bisogno di essere alimentato, ha bisogno di porsi domande, come quando si è bambini che si chiede sempre il perché delle cose. Ecco, questo noi da adulti l'abbiamo perso. E il mio libro è un po' questo, un continuo chiedersi il perché delle cose e stimolare nuove domande, nuove riflessioni al lettore. Io penso che questo sia l'importante, non rimanere mai inebetiti, ma andare sempre avanti e evolversi. E io sono sicuro e credo che da questi pochi aneddoti che ci hai citato, insomma, riesci nel tuo intento. Speriamo di riuscire ad aiutare il più possibile Animali Liberi Onlus e il loro operato, insomma, soprattutto. E speriamo di essere anche noi stati partecipi di questa sicuramente situazione. Io magari ci tengo anche ti dico un'ultima cosa. Io magari non dico proprio con il cuore, perché comunque magari non avesse la voglia, non gli interessi comunque leggere un libro, aiutare Animali Liberi Onlus tramite il mio libro, può comunque magari, se sta pensando di adottare un cane, vedere nella loro pagina Facebook se gli può interessare qualche animale, comunque di avere una funzione d'aiuto per questa onlus, di aiutare nei cagnolini indifesi, magari anche con dei pasti o comunque sia rendersi partecipi di un aiuto concreto in qualche anche maniera. Un piccolo gesto da tante persone, si può aiutare in tanti modi. Cioè, quanto mi dico non so scrivere, e quindi diciamo che quello che tra virgolette so fare meglio purtroppo è questo, e quindi con questi miei metti mezzi questa cerco di aiutare. Ognuno in base alle sue possibilità, le cose, insomma, di aiutare. Non so che questo viene contro i miei interessi, perché è normale che io voglia che il mio libro venga venduto, però io veramente ci tengo e ci credo in questo progetto, in queste cose, quindi per quello mi sento di dire così. E poi niente, ovviamente io volevo ribadire, se potevo aggiungervi a voi come emittente radiofonica tra i tra virgolette punti vendita, ossia dove rivolgersi per acquistare eventuali copie del libro. Assolutamente sì. Assolutamente sì, te ne do la conferma e ne sono onorato, quindi se qualcuno si rivolge a noi, io immediatamente gli darò le indicazioni dove poter acquistare, dove poter fare in modo di ricevere questa bellissima copia di questo grande libro. Grazie veramente. Ricordo anche che praticamente il mese prossimo ci sarà un'altra presentazione di Metamorfosi, questa volta si uscirà dalla regione Lazio e si entrerà nella regione Campania, a me molto cara, perché come sai io sono 50-50. e quindi insomma, diciamo, non vedo l'ora di andare nella regione Campania e iniziare le presentazioni di Metamorfosi, diciamo, anche lì a tappeto. E inizierò con presentazioni tutte particolari, dove praticamente reciterò versi in napoletano e lì mi divertirò parecchio. Va bene, se vuoi qualche aiuto, insomma, qualche suggerimento, qualche traduzione, serviti pure di me. Certo, ovviamente farò il vostro nome come miei praticamente non solo amici, ma anche come persone che mi stanno aiutando in questo progetto di aiuto. Ti ringrazio e è stato molto 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 significativo il tuo intervento di stamattina, oltre che essere una, diciamo,
un invito ad un altro modo, insomma, di vedere delle condizioni di vita anche degli animali sì. Dove tu ti stai proponendo nell'aiuto. Io ci tengo, allora scusami, sì. Per quale mi hai ricordato un'altra cosa, cioè, siccome molto spesso vengo additata del tipo della serie perché hai scelto gli animali e non i bambini di qua di là, allora, io ci tengo, cioè io non sono una persona che ama dire che tipo di volontariato fa e che cosa fa. Però c'è, cioè, molte cose, se si va a vedere sul web, appaiono, come per esempio i miei contributi con la Lega Filodono proprio per aiutare i bambini in difficoltà, e ultimamente, dopo il disastro che c'è stato in Colombia, stanno ricostruendo proprio partendo da zero, quindi anche le scuole e tutto quanto, e lì sta, in alcuni posti nella Colombia manca veramente tutto, quindi ci stanno praticamente anche in Spagna e in America Latina stanno donando aiuti per fare suscitare, tra virgolette, queste parti della Colombia. Praticamente, parlando in un'intervista spagnola con un mio amico che ha un'emittente radiofonica in Spagna, lui è colombiano, mi manifestava proprio tempo fa di questo disastro, dicendomi questa cosa qui. Allora, io cosa ho fatto? Io ovviamente mi sono immediatamente adoperata dicendo: che posso fare qui dall'Italia per aiutare questi ragazzi? Allora, innanzitutto loro stanno organizzando per fine mese una serata a Monti Teleton lì in Spagna per mandare gli ausili per la Colombia. Sì. E lì praticamente io parteciperò a questo programma, quindi darò comunque i miei contributi come artista lì, ovviamente parlando tutto in castigliano e lui dicendo. Ma a parte questo, lui mi ha detto se volevo mandare praticamente degli aiuti concreti, perché comunque tra virgolette i soldi non si sa mai se arrivano o non arrivano, sì. Qua nell'anno, di mandare proprio oggetti, perché lì mancano vestiti, mancano stufe, mancano tutti gli accessori per la scuola, e mi ha detto manda, se vuoi fare qualcosa di buono, manda, siccome stanno riaprendo la scuola e questi bambini non hanno niente neanche per scrivere, manda penne e quaderni e roba di cancelleria, insomma, per la scuola. Se io ho mandato proprio questo, ho fatto un pacco molto grosso. Io ho messo tutti i quadernoni, i quadernini di tutto, carico, i quadretti, penne, tutta cancelleria, e gliel'ho inviato. Cioè, questo per dirti che non è che mi occupo esclusivamente degli animali. Ora, io non sto dicendo questo per farmi il bello, roba del genere. È che io sono molto attenta al volontariato, ad aiutare nell'effettività delle cose. Quindi, cioè, per chi mi accusa che io penso solo agli animali a discapito degli uomini, io in realtà penso solo a chi ha bisogno e a chi non ha possibilità di aiutarsi, tra virgolette, da solo. Questo penso. Questo ti fa onore. Io sono sempre del pensiero che chi fa della beneficenza non se ne vanta, come stai facendo, insomma. Quindi è una cosa molto molto bella. Chi fa beneficenza non è che lo va sbandierando ai quattro venti. L'hai detto qui perché, insomma, siamo tra amici, hai voluto diciamo mettere un pochino dei puntini su qualcuno che ti ha accusato su qualcosa che poi alla fine resta nel loro pensiero ovviamente ci sono anche altre cose, cioè altre mie azioni di volontariato, insomma, comunque tanto poi si vedranno comunque, però ecco, non sto qui a elencarne tutte tipo un elenco come molti fanno, insomma, è brutto. Anzi, più che altro vi direi, quindi, magari anche voi se volete contribuire, sappiamo e abbiamo conosciuto come sei abbiamo conosciuto come sei, io ti conosco da un po', quindi sapevo già di queste cose. Hai fatto bene, insomma, a ribadire per quelle persone, insomma, che hanno un pensiero distorto di come si comporta una persona con la beneficenza. Gli animali sono una cosa e sono importanti, i bambini sono importantissimi dall'altro lato, quindi adesso hai preso questa iniziativa per gli animali e ti fa onore, e contribuisci comunque costantemente, insomma, ad altre iniziative, e questa è una cosa molto molto bella. Grazie.
io spero di fare del bene, perché è io ti si riba disco, insomma, un piccolo gesto, un piccolo pensiero fatto da tante persone arriva a un grande progetto, insomma, arriva a riempire un grande vuoto. Sì. Perfetto. Agnese, io ti abbraccio, rimaniamo in contatto, sei stata carinissima stamattina. Vi ricordo ancora, amici, il libro Metamorfosi, se volete potete prenotarlo anche qui in Radio Stella Web, che vi darò tutte le indicazioni dove poterlo richiedere e come poterlo ricevere direttamente a casa. Agnese, un bacio. Un bacio a voi e grazie di cuore, veramente. Un bacione. Un bacio, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Stella Web e grazie per lo spazio che mi avete concesso in questa mattinata. Grazie. Mi avete illuminato il cuore. Anche tu. Un abbraccio, un saluto grazie. Anche al tuo ragazzo e un abbraccione grande a te. Continua così, che sei sempre nei nostri cuori. Grazie mille, un bacio. Ciao Agnese, ciao, alla prossima. Forza Napoli, scusate. Sempre. Ciao. Ciao. Radio Stella vi ha presentato 4 chiacchiere con...